My dance are over, I said, I feel rigid. Drums and friends will heal me this time. Feel isolated, into them seated, head keeps spinning round. Living under pressure, please don't leave my leisure. Yeah, have it, I feel bad. Thank you.
Lorenzo Rota, team immobiliare Aurea di Zanica, una bella vittoria qua sul traguardo di Colzate, raccontaci com'è andata. Ma oggi sono stato un po' davvero sfortunato, ho forato, ho dovuto cambiare la ruota e poi la ruota davanti non mi frenava proprio, tutte le curve praticamente andavo dritto. Sul primo Casanigo ci ho provato, però non è andata bene, dietro tiravano. Sul secondo avevamo in programma che Androletti dovesse partire, l'ha ripreso sfortunatamente a 100 metri dall'arrivo, io stavo abbastanza bene oggi, poi ho volato, dato tutto e sono riuscito a vincere. Sei davvero sfortunato Androletti, quantomeno la tua vittoria ripaga la squadra, la dedica a chi va? Ma la dedica va come sempre ai miei genitori che fanno tantissimi sacrifici per me, in particolare a mio padre, poi a tutti quelli che mi conoscono, a mia nonna, la mia ragazza, a mia sorella e a tutti insomma. Pietro Androletti, correvi in casa qui a Colzate, ce l'hai messo davvero tutto per vincere, che dire, peccato, proprio per poco, no? Peccato, veramente oggi ci tenevo, era una gara che avevo preparato e avevo segnato dall'inizio dell'anno, ho dato veramente tutto, oggi purtroppo non è bastato, 100 metri è svanito questo grande sogno davanti a tutto il pubblico, davanti ai genitori di Mauro Gadda che volevamo ricordare, però purtroppo è andata male, spero comunque di aver regalato delle belle emozioni al mio pubblico e sicuramente ci riproverò nel corso della stagione. Emozioni ne regalate di sicuro, è un buon periodo per te, sono già arrivati dei buoni piazzamenti in gare internazionali, da qui alla fine della stagione quali sono i tuoi obiettivi? Ma adesso speriamo di continuare su questa strada, speriamo di arrivare presto al successo, comunque l'importante è che con tutta la squadra, con tutta l'area dimostriamo di esserci e di essere sempre una delle squadre protagonisti, speriamo di continuare così fino alla fine dell'anno, dai. Presidente Massimo Persico, una bella giornata, peccato per Pietro che davvero ci è andato vicinissimo, ma Rota diciamo ha comunque fatto far festa alla squadra. Ah, guarda, l'hai detto tu veramente, nella gioia che ho, l'unico rammarico è quello che non abbia vinto Andreoletti, perché l'ho detto prima, è un ragazzo che merita, ha fatto terzo in un internazionale settimana scorsa, una gara importante, è stato convocato in nazionale e sono sicuro che difenderà con onore la maglia azzurra. Diving.